Nell'anno 2000 e non definito, nel primo annuale torneo di robot organizzato, First, quindi primissimo, sono stati convocati gli 8 più potenti robot di tutto il mondo, ma un certo Mr. X, che ha sponsorizzato il torneo, ha preso controllo di tutti questi robot, iniziando a creare casino nel mondo e minacciando di conquistare la Terra. Questo però adesso, per fermar ciò, Megaman ha capito che serve persino ricontattare il dottor Wily. Perciò, ragazzi, benvenuti in Mega Man 6, pubblicato dalla Capcom nel 1993 su piattaforma NES. Infatti, ragazzi, questo fu l'ultimo Mega Man che è stato, diciamo, creato su console NES. Diciamo che è stato tardato un po' perché al tempo volevano già creare un Mega Man su console Super Nintendo, però alla fin fine si è deciso di creare ugualmente questo capitolo per portare avanti la saga. Poi Mega Man 7 sarà ufficialmente su console Super Nintendo, ma ce ne occuperemo molto più in là. Adesso comunque pensiamo quindi a concentrarci su questo Mega Man 6, che a mio avviso è decisamente più semplice rispetto al Mega Man 5, che è stato molto molto critico, forse lo considero uno dei Mega Man più difficili. Questo Mega Man 6 è abbastanza carino, non è abbastanza giocabile, diciamo. Non è di certo dei Mega Man più esagerati, però è abbastanza a mano, quindi gestibile da chiunque voglia farsi una partita a Mega Man. Comunque, facciamo attenzione anche perché qui, spostando con i nostri colpi questi nemici, possiamo catapultarci e sopravvivere, diciamo, a queste gettate di fuoco bollente, fuoco massacrevole, diciamo, per le nostre povere ossa. Scendiamo giù, seguendo il percorso con la scaletta, attenzione a questi cannoni. Vabbè, non preoccupatevi, l'energia che abbiamo è abbastanza sufficiente per fermare determinati nemici. E anche una cosa molto importante, completare il livello, o meglio, questo Mega Man qua al 100%, perché c'è la possibilità anche di reperire un'arma molto particolare e io infatti quello che vi mostrerò non è altro che un gameplay al 100%. E anche a grande velocità, ve lo sto mostrando, eh. Ragazzi, cosa assai importante è reperire la E, perché la E, ripeto, è un serbatoio di energia che ci aiuterà a ricaricare la nostra essenza vitale. Se non volete raccoglierlo, ragazzi, vi capisco perché non l'ho raccolto nemmeno io, perché qua c'è il rischio di venire colpiti notevolmente da un sacco di nemici. Ma non preoccupatevi, avremo modo di reperire le E in qualsiasi altro momento, non preoccupatevi. Adesso affrontiamo il primo boss che incontriamo. Luci spente. Eccolo qui, ragazzi. L'arma letale di questo boss qui è questo cannone a fuoco, che è assai difficile come boss, eh? Forse uno di quelli più impegnativi. Poi meno male gli altri si possono tranquillamente eliminare. Il nostro Mega Man ha sempre un bel da fare. Però ciò non toglie. Ehi, su, si faccia colpire. Siamo un po' critici sul fatto di colpi, ma non demordiamo noi. Sconfitto, molto bene, amici. E il primo boss del primo stage è completato. Persino Mega Man è costretto ad andare a cercare il dottor Wily per farsi dare aiuto, quindi vuol dire che la situazione è assai grave, eh? Questo Mega Man, ragazzi, cominciavano ad apparire delle animazioni. You get Fire Blast and Rush Power Adaptor. Quindi avremo anche Rush dalla nostra parte. Stage select, continuiamo. Blizzard Man. Questo uomo, chiaramente, come potete ben vedere, ragazzi, qua ci sono tutte le caratteristiche tecniche, maestro della neve. E ovviamente siamo finiti in un livello nevato. Utilizziamo già la Fire Blast, perché con un clima del genere è assai utile utilizzare il fuoco, giusto? Attenzione a queste fuoche meccaniche, qua c'è una vita, ragazzi, però non vi consiglio di prenderla perché è assai alquanto critico soffermarsi troppo per affrontare determinati nemici. Con questo, no, ciò non toglie che dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti. Il fuoco qua aiuta assai.
avete visto, qua c'è la prima E da reperire. Esistono E più semplici da prendere rispetto a quella là che abbiamo visto inizialmente. Perciò, a maggior ragione, non preoccupatevi, ma bensì, abbiate fiducia in Mr. X. Non quello lì del gioco, ma me, perché vi dico più o meno cosa c'è da fare nella maniera più corretta possibile. Scendiamo le scale e prepariamoci ad arrivare al prossimo boss, che si trova nelle vicinanze. Attenzione a questo calamaro che spacca che spara i blocchi e i missili per di più. Oh, ci ha lasciato una pallina di energia. Non male. Oh, attenzione anche in questo sottomarino, ragazzi, perché non dobbiamo scendere troppo in acqua, perché sennò il nostro Mega Man riuscirà come un blocco di ghiaccio e automaticamente potrà perdere la vita. Molto bene. Qua purtroppo non c'è la possibilità di spaccarlo grazie all'ausilio di un'altra arma, ma al momento facciamo così che è meglio, se non si rischia soltanto di perdere ulteriore energia. Saltando su questi blocchi qua, saliamo tranquillamente sulle scale. Benissimo. Siamo quasi arrivati, attenzione a questo calamaro, consiglio di utilizzare la nostra M-Busters. Benissimo anche qui, ragazzi, molta attenzione. Bon, e andiamo subito ad affrontare il boss in questione. Eccolo qui, ragazzi. Non è poi esageratamente difficile, basta utilizzare un attimo di testa e non è poi così complesso. Abbiamo visto che possiamo utilizzare tranquillamente le armi, la nostra arma, la M-Busters, perché appena inizia a caricare noi possiamo colpirlo. Attenzione quando ci lancia la neve, che effettivamente questa è la parte un pochettino più tragica. Però se prestiamo un attimo di attenzione non dovremo avere grossi problemi. Ok. Ancora pochi colpi. Ancora un colpo. Su. Preso, distrutto. Molto, molto bene. Molto bene, ragazzi. Adesso pensiamo a recuperare la prossima arma. E vediamo che cosa otteniamo. Vediamo un po'. You get B-Attack. Blizzard Attack. Eh sì, esatto, attacca questi piccoli cristalli di neve. Oh, molto bene, ragazzi. Affrontiamo adesso questo simpatico essere, Flower Plant Man, al Flower Fancier, che questo stage, come avevo già detto poco fa, quando ci troviamo sempre gli stage nella natura, tendono i nemici a essere assai cattivi. Però noi non demordiamo perché effettivamente c'è una strategia per tutto e di più. Questi nemici basta semplicemente ingannarli con la velocità. E riusciremo ad arrivare rapidamente anche al boss in questione. Sì. Oh, questo è il nostro amico, ragazzi. Ci ha lasciato un po' di potere, però. Era meglio se ci lasciava una E o una vita o un po' di energia. Oh mio Dio, per ammazzare questo balordo dobbiamo utilizzare il Fire Blast, che è praticamente il fuoco. Eh sì, anche qua dobbiamo fare molta attenzione. Anche qua massima cautela con delle molle, possiamo saltare per prendere un po' di energia e ricaricare anche il fuoco, giustamente. Anche qua ammazziamo sempre col fuoco, velocemente. Attenzione alle molle, perché qua saltano fuori dei piranha, abbiamo visto. Allora, c'è la possibilità anche di saltare molto bene,
colpendo questi dispositivi, che essi si aprono infatti. Saltandoci sopra possiamo reperire un po' di energia. Avete visto? E non è male. Oh, benissimo. Ok. Ah, mi ha beccato. Il problema è che sono i salti qua che sono un po' cattivi. Oddio. Se finisco in acqua, per noi, per Mega Man, si mette assai male. Oh, però forse un po' di energia possiamo recuperarla, eh. Avete visto, ragazzi, com'è difficile sta parte? Vabbè. Piuttosto che morire, forse era meglio subire tutti questi colpi, ragazzi. Comunque prepariamoci ad affrontare il boss, che questo non sarà per nulla semplice, ma dovremo sconfiggerlo apposta grazie al nostro ghiaccio. Eccolo qui. Appena si libera da queste spore, diciamo, possiamo colpirlo col ghiaccio. E se non riusciamo a colpirlo col ghiaccio, ragazzi, siamo veramente nella pupù di cane. Attenzione. Oh, ce l'abbiamo fatta, sconfitto. Molto, molto, molto bene. E il terzo boss in questione è stato completato. Ma non è questa tanto la minaccia in Mega Man 6, ma saranno degli stage particolari. Ok, adesso pensiamo a prendere l'arma in questione, You Get Plant B and Rush Jet Adapter. Non male, così abbiamo, possiamo anche noi sparare le spore, che più che altro ci proteggono. E poi abbiamo Rush Jet Adapter, Stage Select, e continuiamo. Questa volta dovremo affrontare invece Master of Tomahawk, Tomahawk Man, l'indiano in questione. Siamo pronti? Eccoci qua. Ok ragazzi, proseguiamo, facciamo attenzione perché qua ci troviamo un sacco di pistoleri che non hanno intenzione di darcela vinta così facilmente. Sempre per l'uccisione di essi dobbiamo utilizzare questa simpatica Fire Blaster, che è una delle armi più potenti, come nei vecchi Mega Man 2, per esempio la sega rotante era la migliore, ma invece si può utilizzare tranquillamente lo sparo di fuoco. Avete visto? Facciamo sai attenzione, senza grossi problemi, amici. Utilizziamo la nostra M-Busters. E saliamo. Ok, attenzione. Speriamo che ci lasci qualcosa di utile. Ci ha lasciato una E, molto interessante. Buono, andiamo avanti. Mega Man 6, Jet Mega Man, ragazzi, che appunto grazie a questo piccolo passaggio segreto qua possiamo reperire Jet Mega Man, che avrà un ruolo molto fondamentale, perché grazie a questo jet avete visto che possiamo far volare Mega Man ovunque noi vogliamo. Fortunatamente l'energia tende a ricaricarsi, meglio di così, ragazzi. Che cosa vogliamo? In più prendiamo oltre un po' di energia, ricarichiamo tutto e raccogliamo anche una E. Non male, eh? Attenzione perché qui dovremo poi atterrare in un punto molto particolare, ragazzi. Adesso comunque non è nulla di difficile, ma poi vedremo. Ci sarà un punto dove il Jet Mega Man è assai importante. E qua adesso dobbiamo di nuovo riutilizzare il Fire Blast per colpire questa macchina. Comunque andiamo avanti senza nessun problema. Buona. Ricarichiamo l'energia, meglio di così non si può, amici. E saliamo su questa scaletta. Utilizziamo anche adesso un nuovo accessorio assai utile, ovvero Power Mega Man. Avviciniamoci un po', carichiamo un pugno e... aspettate, spam, e spacchiamo tutto.
Molto bene, attenzione, avete visto ragazzi cosa succede qua? Protoman ci ha lasciato un marchingegno. E questo sarà veramente molto utile, ragazzi, che poi avremo modo di capire di che cosa si tratta quando avremo modo di usarlo. Non preoccupatevi, è indispensabile per completare il gameplay al 100%. Attenzione a questi nemici. Sì, in teoria sarebbe stata una cosa carina. Qui è meglio utilizzare Jet Megaman. Avete visto? Mamma mia. Se riusciamo ad andarci su. Oh, perfetto. È la parte più fetida, siamo riusciti a governarla. Qua c'è la possibilità di reperire un po' di energia, però meglio evitare, amici, avete visto? È assai pericoloso. Adesso dobbiamo solo concentrarci ad affrontare il boss, grazie appunto alla Plant B. Che non è difficile, ragazzi. Qua praticamente, se non ricordo male, c'era un cambio gravitazionale, se la memoria non mi inganna. O qualcosa del genere, no, mi sono confuso infatti. No, vabbè, basta soltanto. Attenzione al suo sparo, avete visto? Oh, signor! Per un pelo, ragazzi. Con questo abbiamo sconfitto anche questo stage. Vediamo un po' l'arma che ci lascia. Ok, vediamo un po'. You get silver and bit B parts. Bit B parts sono quelli che abbiamo reperito poco fa, ragazzi. La Silver T è quest'arma che sarà molto utile durante il corso delle nostre avventure. Molto bene, adesso pensiamo a Yamato Man, che è questo samurai qui giapponese. Master of the Spear, maestro della lancia. Benissimo. C'è la possibilità di prendere una vita, ma è meglio evitare di perdere tempo. Questi lasciano giù, questi insetti volanti meccanici lasciano giù delle bombe che possono fare soltanto male al povero Mega Man. Abbiamo già anche quasi, anzi, abbiamo metà energia, quindi dobbiamo evitare di fare i galletti. Attenzione. Utilizziamo Jet Megaman. Ok, seguiamo la scalinata. Attenzione a questi samurai qua. Che per ammazzare. No! Mi ha tirato una stangata di quelle. Tocca per forza fare così, ragazzi. Dai. È la Madonna. Ce l'abbiamo fatta. Utilizziamo la Silver, che queste fa molto male, contro i nemici. L'unica pecca è che consuma un sacco di energia. E qua adesso per affrontare il boss saremo un po' nei guai perché abbiamo poca energia, ma vediamo di cavarcela ugualmente. Tanto meno male non riusciamo a cavarcela. Ok. Eccolo qui il boss, Yamato Man. Con quell'arma qui dovremmo riuscire a sistemarlo. Non è esageratamente complesso, ragazzi. Bisogna solo riuscire a evitare i suoi colpi. E con un po' di fortuna dovremmo riuscire a distruggerlo. Sì. Distrutto. Molto, molto bene.
E adesso vediamo di ottenere l'arma di Yamato Men. Vediamo che cosa abbiamo stavolta. You get Yamato Spear and Bits E Parts. Stage Select. Avete visto anche che abbiamo trovato le parti importanti, ragazzi? Molto bene, anche qua dovremmo fare molta attenzione perché qua si abbassano le punte e si rischia di schiacciare Mega Man. Con grande velocità, amici, facciamolo rapidamente perché sennò questi ci schiacciano. Oh, mamma mia, e qua abbiamo perso anche un po' di energia, circa metà della nostra energia vitale. Saliamo le scale. Ma come cavolo si batte sto scheletro che non mi ha lasciato neanche nulla? Se riusciamo anche qui, oh, sì, ce l'abbiamo fatta. Strano che non incontriamo nessuno. Eh sì, infatti questi qua saltano fuori dai vasi, aiuto. Allora, finalmente un pochettino di energia, ma non è granché. Queste sono le cose che ti fanno perdere un sacco di tempo. Fanculo, me ne vado. Vediamo il nostro amico se ci lascia qualcosa. Una vita. Oddio, non è granché, però. Conto di vincere il gioco senza perdere vite. Ma veramente. Là c'è una interessante, perché basta utilizzare Jet Mega Man e alla fine riusciremo a recuperare anche quella E. Molto bene. Che cosa abbiamo qua? Oh, attenzione. Oh, un po' di energia è stata ripristinata, eh. Facciamo assai attenzione qui perché ci sono questi spuntoidi che fanno un sacco di male e siamo messi molto male con l'energia. Dobbiamo utilizzare adesso Mega Man Power che praticamente permette di fracassare il tutto. Ed entrare qua dentro. Perché con questa zona qui, ragazzi, riusciremo a ottenere una B parts. Una Biaz part. E dovremo affrontare il boss. Non sarà semplice, però cerchiamo di affrontarlo in qualche maniera. Molto bene, Nightman, vediamo di sistemarlo grazie appunto alle nostre spore. Dovremmo riuscirci, ragazzi. Io conto, non è esageratamente complesso perché ha dei meccanismi per quanto riguarda la sua uccisione. Sconfitto, ragazzi. Vediamo le nostre nuove armi. Molto bene. Oh, questo è molto cattivo, ragazzi. Molto, molto cattivo. Abilità sconosciuta, Centaur Man. Prepariamoci perché questo qui ci farà il sedere, eh. Anche il livello
sarà alquanto noioso, amici. Perciò cerchiamo di adattarci e sopportare un po' il tutto. Ok, siamo giunti in un livello subacqueo, ragazzi. Qua non dobbiamo troppo eccedere con il salto, perché se si rischia di saltare addosso a quegli spuntoni lì, il nostro caro amico Megaman farà una brutta fine e esploderà. E quindi non esageriamo troppo con i salti. Ma porca miseria, che legnata. Ok, utilizziamo Rush Jet, perché questo almeno può aiutarci un po' a spostarci da qui. Specialmente salire fuori, diciamo, la pressione dell'acqua. E andiamo avanti. Qua riutilizziamo la nostra Aim Busters, che è meglio, così possiamo recuperare un po' di energia. Ma prima recuperiamo anche, o meglio, uccidiamo anche questi balordi. Buona! Oh, il nostro amichetto, che cosa ci lascerà oggi? Niente. La solita merda. Quello era infatti un sottomarino fasullo nascosto tra le nuvole. Con questo noi non preoccupiamoci che riusciremo a sconfiggerli. Possibilmente ignorarli, perché sennò si rischia di perdere troppo tempo se ci occupiamo dell'eliminazione di quelle. Ah, scendono da lì. Molto bene. Andiamo avanti. Un super calamaro. Questo non crea problemi, ragazzi, perché una volta ucciso. E infatti, abbiamo visto, l'abbiamo eliminato anche i suoi missili. Molto bene. Utilizziamo il jet, che ci permetterà di giungere dall'altro lato. Molto bene. La cosa importante, ragazzi, è trovare proprio le strade alternative al fine di trovare la parola bit. E voi seguite esattamente queste direzioni perché vi porteranno a trovare tutte le lettere. Fermiamo questo simpatico centauro, che possiamo farlo soltanto con quest'arma che noi abbiamo reperito poco fa, la Spear. Lui blocca anche il tempo, a quanto pare. Riesce a immobilizzarci, però noi non dovremo avere grossi problemi sull'uccisione. Boh, sconfitto. E adesso vediamo di ottenere l'arma dedicata a questo nemico. Molto bene. Color verde. You get C Flash, Centaur Flash and BT Parts. E adesso abbiamo completato la BITS Parts, tutte le B Parts che saranno necessarie per sbloccare un'arma assai potente. E adesso vediamo di sconfiggere adesso il Mechanical Tower Windman, Master of the Wind, maestro del vento. Questo livello qua, con il vento e tutto, le nuvole, mi ricordava un po' il primo livello di Mega Man 2, perché ho visto chiaramente il gameplay. Attenzione. Se utilizziamo un attimo il colpo di Mega Man per spaccare lì e recuperare un po' di energia.
Attenzione, avete visto Bit? Ci aiuterà un attimo anche qui per sconfiggere determinati nemici. Ed è questo infatti l'aiuto dedicato. Attenzione anche a questo piccolo marchingegno perché dobbiamo essere abili a saltare, sennò qua ci fregano. È un po' anche impossibile prendere quella simpatica lettera E, però ahimè facciamo un po' di attenzione. Molto bene, prendiamo l'energia. Ok, con il fuoco sistemiamo questo balordo e scendiamo giù. Ok. Attenzione al panda, col fuoco riusciamo a distruggerlo. Andiamo avanti, attenzione a queste ventole che ci permettono anche di andare oltre il piano superiore e non cadere nelle punte. Abbiamo un po' di energia anche da reperire, ma in questo caso possiamo utilizzare il jet, fare una cosa veloce e poi cambiare immediatamente arma. Ok, andiamo avanti, prepariamoci ad affrontare il boss. Ok, per sistemare questo, ragazzi, dobbiamo utilizzare quest'arma qui. Il blocco del tempo, ragazzi. Il blocco del tempo riesce a fermare il nemico, perché a quanto pare è soggetto al flash, al cannone flash. Ogni suo colpo deve essere direttamente proporzionale al calo di energia, ovvero il calo del potere del flash deve essere direttamente proporzionale al calo dell'energia del nemico. Ed è questo che noi dobbiamo far sì che accada, come è successo in questo video. Vediamo di ottenere l'arma finale. Molto molto bene, you get Windstorm. Stage Select. Beh, adesso non c'è altro che affrontare il Mister X con il suo castello. Chiaramente non sono io, ma bensì, ragazzi, avremo modo di scoprire chi è veramente. Ma prima di arrivare a ciò dovremo affrontare diversi stage prima di arrivare alla X. Primo stage. Ogni stage, come abbiamo visto in ogni Mega Man, ci sarà un boss. E quindi ragazzi non dobbiamo avere paura di affrontarli perché sono alquanto semplici, però non di certo da sottovalutare. Utilizziamo il jet perché qui è assai utile. Buona. Qua facciamo un bel balzo senza eccedere troppo. Sì, se no si rischia di finire nelle punte e il nostro caro Mega Man va a farsi benedire. Allora, attenzione anche qui. C'è un trucchetto lì da fare, però purtroppo non ve lo consiglio perché è assai complesso. E quindi possiamo andare di sopra e velocizzare un po' il tutto. Ok. Qua si rischia veramente di perdere un sacco di energia per niente, però ce l'abbiamo fatta. Boh, ce l'abbiamo fatta. Proseguiamo. Boh. Riprendiamo la nostra M-Busters. E tra un po' ci avvicineremo al boss in questione, ovvero il primo boss della situazione.
Io vi consiglio di scendere qua, ragazzi. Cioè, se avete fatto il giro opposto, però avremmo tagliato un po' di strada, ma è meglio così, ragazzi. E adesso vediamo di affrontare il boss. Vediamo di cambiare arma. In questo caso va utilizzato sempre il fuoco, ragazzi. Sono questi due meccanismi qua che viaggiano su delle rotaie, che la cui uccisione può essere alquanto complessa. Perché qua purtroppo mi tocca utilizzare una E. E proseguire con l'eliminazione di questi bestioni. E sono alquanto irritanti. Perché mi è toccato sprecare una E, però vabbè, non importa. E il primo boss dello stage del Mr. X è stato completato. Vediamo adesso di arrivare al secondo stage. Molto bene. Qua ci troviamo tanti nemici. Questo stage qui, ragazzi, non sottovalutatelo, ha la sua difficoltà anche lui. Perché vi può sembrare semplice, ma adesso vedrete, infatti, trabocchetti che si nascondono. Guardate. Già, per esempio, qui possiamo recuperare un po' di Fire Flash, di Fire Blast. Avete visto? Però l'unica pecca, ragazzi, sono i nemici che si presentano davanti a noi. Nah, avete visto? E in più continuano a tornare. Quindi non ci vogliono dare vita semplice. E ho già perso quasi più di metà di energia. Benissimo. Utilizziamo questa volta il jet, che può aiutarci un po' ad ammortizzare un po' l'andamento. Ah, avete visto che roba. Ve l'ho detto, sembra tranquillo come stage, ma vi assicuro che non lo è. Ma porca miseria. Ok, che cavolo, avete visto che... Mi è rimasta proprio una stecca di energia, ragazzi. Ok, e vi assicuro che non è il massimo del divertimento. Allora, dunque. Che culo, ragazzi. E adesso affrontiamo il secondo boss. Qua, ragazzi, mi toccherà utilizzare un'altra E perché sennò senza di essa non riusciamo ad andare avanti. E per affrontarlo dobbiamo utilizzare la Silver. Se riesco ad ammazzarlo tramite senza E sono un genio, ragazzi. Perché c'è un trucchetto. Possibilmente rimanere in posizione ferma senza farsi beccare troppo dai... Ma dai, che ce la faccio forse? No, ce l'ho fatta con una semplice tacca di energia, roba da non credere, amici. Perlomeno adesso l'energia mi si ripristina e siamo a posto. Procediamo al terzo stage del Mr. X. Molto bene. Vediamo il prossimo stage, che porterà chiaramente al terzo boss. Evitiamo di prendere quella vita lì perché non ha molto senso, perché se si vuole perdere ulteriore energia, allora è un conto. Anche quel simpatico essere lì. Prima prendiamo la E e poi affronteremo questo essere qua, rompiscatole. Saliamo su dall'altro lato. Alla fine la vita, ragazzi, ho voluto prenderla perché così vediamo se riusciamo a evitare anche questi simpatici cosi qua, che alla fine mi hanno colpito, però adesso utilizzando il jet dovremmo essere avvantaggiati e salire senza ulteriori problemi. Ok,
Ok, sistemato e saliamo. Molto bene, riprendiamo la nostra M-Busters. Sì, fuoco a parte. Però in sostanza ci siamo. Colpito. Sì, vabbè, al di là del fatto di questi occhiolini qui che non sono effettivamente così pericolosi. Dobbiamo fare attenzione un attimo con il jet. Ok. Se non fosse stato per il jet, a questo punto non avremmo potuto fare tutte queste cose. Ecco, anche qua è un punto abbastanza critico, amici, perché se noterete, sono degli spuntoni in alto e Mega Man con questi spuntoni non se la cava di certo bene. Utilizziamo un'altra volta il jet per aiutarci ad arrivare oltre. Oh, buono. Più o meno planare. Ecco, anche qui la vedo un po' critica. Mamma mia, quanti ce ne sono. Qua sotto cosa si nasconde? No, perché ho un leggero sospetto. Ma lasciarmi un po' di energia no, eh. Ok, prendiamo questa strada qui. Sarà quella forse più semplice e tutto, però. Qua è meglio riutilizzare il jet, amici. Ok, adesso me cavolo la mettiamo, anche perché io con l'energia sono messo assai maluccio. Però qua ho visto una cosa, utilizziamo adesso il Power Mega Man per spaccare il muro. Bam! E almeno recuperiamo un po' di energia. Era meglio utilizzare qua Mega Man Jet, che è meglio. Almeno possiamo levitare benissimo. Ok. E qua adesso vediamo di affrontare il boss. Che cosa ci capiterà stavolta? Beh, dovremo anche cambiare arma. Oh, questa specie di carro armato, diciamo, per modo di dire, ha un punto debole. Perché dobbiamo riuscire a tirargli dei pugni, effettivamente, qui. Sempre con il nostro Mega Man Power. Qua adesso possiamo utilizzare una E per ripristinarci la nostra energia e utilizzare sempre il Power per colpirlo. Ma sempre insistendo, ragazzi. Dai, insistiamo che manca ancora poco. Boh, distrutto. Benissimo, siamo allo stage finale di Mister X. Adesso, dopo questo stage qua, dopo averlo completato, lo affronteremo e capiremo veramente chi si nasconde sotto questo. Adesso vedremo. Molto bene, cambiamo un attimo arma, utilizziamo sempre il nostro fuoco perché dobbiamo ricaricarlo. E il fuoco, ripeto, è una cosa assai fondamentale. Utilizziamo un attimo la M-Busters. Nah, mi ha colpito, maledetto. Senza eccedere con i salti, se no questi ci fanno esplodere. Qua possiamo utilizzare il Power Mega Man per spaccare queste casse. Benissimo. Bam, è un colpo. Abbiamo recuperato un po' di energia. Benissimo. Una E.
Per recuperare la Estus possiamo fare in questa maniera, guardate, colpiamo questa cassa qua, utilizziamo anche la M Busters. E con una scivolata possiamo andare a prenderla. Torniamo subito indietro, molto bene. Utilizziamo ancora il Power Megamens. Benissimo. Che spettacolo! Peccato che in queste uova sono saltati fuori degli uccellini che sono pronti a farci del male. Dobbiamo correre e evitarli il prima possibile. Utilizzando quindi la Aimbusters, dovremmo avere. No! Per un pelo. Eh già, qua dovremo di nuovo utilizzare il power per spaccare quelle casse lì sotto. Almeno abbiamo ripristinato l'85% della nostra energia. Bene. Oh mio Dio, adesso come cavolo facciamo qua? Sempre la nostra Aimbusters? Sì. Muoviamoci qua. Non ucciso completamente. Ucciso completamente. Ucciso completamente. Sì. Utilizzando un Mega Man Jet dovremmo riuscire a raggiungere quella piccola scalinata che vedrete. Perfetto, e saliamo di sopra. Ok. Non spaventiamoci per quell'essere lì, basta utilizzare il potere di Mega Man Power. Spam, fatto fuori. Recuperato anche il pieno di energia, benissimo. Oh. Boh, ce l'abbiamo fatta. No. Una vita? Peccato che non ne voglio utilizzare neanche una di vita. E scendiamo giù. Ok, oh, avete visto cosa c'è di sotto? Una E. In questo caso dobbiamo utilizzare la Aimbusters perché dobbiamo attaccare determinati nemici. In questo caso spacchiamo le uova e andiamo avanti. Questi uccellini qui sono letali. Boh, attenzione perché potrebbe saltarne fuori una. Il pieno di energia abbiamo fatto. Qua utilizziamo il pugno. Ok. Maledizione. Vabbè, in tal caso adesso affrontiamo questo Mister X, ragazzi. Senza problema. Prendiamo adesso la Fire Blast, che diciamo è l'arma chiave di Mega Man 6. Ha un non so che di familiare. Con questa specie di meteorite spuntoide, luna spuntoide. Ha un non so che di familiare. A voi non dice niente, amici? In questo caso utilizziamo una Energy per ripristinare tutta la nostra energia e colpiamo con il fuoco. Ok ragazzi, lui è stato sconfitto, però guardate bene. Il suo tentativo di dominare il mondo è fallito, ma ha ancora abbastanza energia. Guardate ragazzi, era proprio il dottor Wily. Eh sì ragazzi, adesso non è ancora finita. Let the final battle begin. La vera battaglia finale sta per arrivare. Ha costruito il suo tempio a mo' di tempio giapponese, avete visto il suo castello. E comunque adesso cominciano anche gli stage del Dottor Wily, ragazzi. Ve l'avevo detto che non era così semplice. Alla fine Mr. X non era altro che il Dottor Wily. Uè, io non sono il Dottor Wily, eh. O meglio, come diceva l'omino incazzoso, il Dottor Wily. Ma lasciamo perdere. Il Dottor Wily! Diceva così chi penso io. Ed ecco il Dottor Wily! Basta, non imitiamolo più. Molto bene. Qua facciamo anche una cosa molto molto veloce, perché determinati nemici non ne vale neanche la pena affrontarli, perché si rischia di perdere ulteriormente energia. Quindi fare una cosa veloce e assai saggia. Ok ragazzi, qua dobbiamo planare e metterci esattamente nel punto giusto. Perfetto. Adesso utilizziamo il pugno per fracassare il muro qua. Ok. Ci sono due scale da scendere, scendiamo in quella destra. Ok,
riprendendo chiaramente il jet. Benissimo, prendiamo una E, però voliamo perché adesso. Scherzetto, siamo proprio volati giù. Avete visto? Spacchiamo la muraglia e scendiamo giù. Allora, qua possiamo caricare il Fire Blast. E andiamo avanti. Tra un po' affronteremo il primo boss dello stage del Dottor Wily. Oh, è qui? No. Non dico una parolaccia perché sennò qui. Allora. Balordissimo di uno. L'unica maniera è fare così, volare e sparargli, ammesso che non ce lo impedisca. Dai, non farmi perdere tanto tempo. Boh. Bene, adesso vediamo di affrontare il primo boss dello stage del Dottor Wily. Che cosa ci aspetterà questa volta? Chiaramente dovremo cambiare arma. Comunque adesso vedrete. Oh, questo T-Rex. Allora, per affrontarlo, dovremo utilizzare la spear. Per colpirgli il muso, ecco. Eh già, non è semplice. Dottor Wily questa volta è stato molto efficace a costruire macchine molto letali. Perciò un po' di pazienza e ancora un colpo prima di morire. Ok, l'abbiamo sterminato. E il primo boss dello stage è stato completato. Adesso entreremo ufficialmente nel secondo. Molto bene, secondo stage, adesso facciamo attenzione perché avete visto che qui spaccando il ghiaccio possiamo prendere una bellissima E. Attenzione ai ghiacci qua. Basta colpirli con dei pugni e questi moriranno facilmente. Attenzione anche qua, Fire Blast, perché qua è una parte dove ci sono le mattonelle che appaiono e io le odio profondamente questa parte. Ma veramente. Ok, se possiamo evitarli è meglio. Vabbè, i miracoli purtroppo non si fanno, però andiamo avanti. Possiamo aumentare il silver perché eravamo messi piuttosto maluccio. E scendiamo. Oh, qua cerchiamo di metterci un attimo il cuore in pace, quell'energia non la prenderemo perché si rischia veramente di far del male a Mega Man. Molto bene, adesso affronteremo il prossimo stage del Dottor Wily, o meglio il secondo boss. Che cosa ci ha lasciato in serbo il mitico dottore? E adesso scopriamo che, oh mio Dio, qualcosa mi fa paura già da solo pensarci. Esatto, questo cannone qui è molto minaccioso. Per sconfiggerlo, ragazzi, dobbiamo utilizzare il Windstorm, che è molto efficace, avete visto? Boh, sconfitto. Lui è minaccioso, ma con la tecnica giusta si riesce a fare tutto. Molto bene, ragazzi, adesso entreremo nel vivo del terzo stage del Dottor Wily.
Cominciamo subito con una parte piuttosto acquatica. Una è interessante. Con un bel balzo, ragazzi, possiamo anche saltare fuori l'acqua. Attenzione ai pesci. E anche qui la vedo molto critica nel saltare. Si mette male. Avete visto che si è fatto molto difficile. Ok. Adesso arriva il bello, amici. Perché diciamo che, come in ogni Mega Man, dovremmo riaffrontare tutti i mostri, o meglio i boss iniziali. Sì. Snowman. Bentornato tra di noi, Snowman. In questo caso dovremo utilizzare il Fire Blast, che indebolì parecchio questo simpatico esserino nevoso robotico, o come voi volete chiamarlo. Boh, perlomeno abbiamo ripristinato un po' di energia, perché questo ci stava per fare il culo, perdonate la parola. Bene, lo sputafuoco. Dobbiamo utilizzare il vento, che questo gli farà molto male. Con i giusti accorgimenti avete visto che diventa una panzanata. Utilizziamo anche. Ok. Boh, prendiamo l'energia e poi andiamo avanti. Sconfitto. Ce ne mancano esattamente tre. Ah, questo è facile. L'avevamo sconfitto anche con una sola tacchetta di energia, nulla di più difficile. Recuperiamo l'energia e adesso ce ne mancherebbero due. Sì, anche questo col ghiaccio riusciamo a sconfiggerlo senza problemi, è semplice. Però uno di quelli che ha dato più del filo da torcere rispetto agli altri.
Bene, ne manca uno. E questa volta utilizzeremo il Silver T. Ops, ammettendo che... Ok. Sì, questo è abbastanza anche lui semplice. Perché il bello arriverà tra non molto. Bene. Ok, dai, colpettino. Buon, ricarichiamo l'energia e procediamo. Entriamo in quella finale. Ok. Stage finale del Dottor Wily. Fire Blast prendiamolo in considerazione perché qui dovremo inoltre recuperare o meglio ricaricare le nostre armi. Sì, beh, c'è ancora un pezzettino di strada da fare, ragazzi, non demordiamo, non è nulla di cattivo, dobbiamo solo proseguire. Vediamo che cosa ci lascerà il nostro amico. Una E, interessante, eh? Molto bene. Attenzione a questa macchina qui, ragazzi. Per sconfiggerla dobbiamo utilizzare prima i pugni del nostro Mega Man per far sì che si apra e possiamo vedere al suo interno la presenza del Dottor Wily. Boh, prima fase sconfitta. Ricarichiamo l'energia, tanto ne abbiamo tantissima. Ecco qua. Utilizziamo sempre la medesima tattica con i pugni. Lui si sarà fatto più potente perché sparerà dei raggi laser alquanto sofisticati. Ricarichiamo immediatamente l'energia con la E perché questo ci sta distruggendo. Dai. Oh, ok. Ma non è ancora finita, amici. Adesso dovremo utilizzare un attimo la Silver T per poter fermare questo nemico. Il Bit, il nostro amico Bit. Però abbiamo notato che non funziona a quanto pare Bit, ho visto. A meno che utilizziamo il Fire Blast, è l'unica. Eh sì, è l'unica. Quando però appare. A quanto pare il Dottor Wily, dopo che l'abbiamo sconfitto in Mega Man 5, si è creato una specie di protezione anti-Bit. Perché la tecnica di combattimento è simile, ma con Bit a quanto pare non gli fa effetto. Perché forse non riesce a farsi rilevare. E gli togliamo anche un gran poco. Ricarichiamo anche l'energia. Posso utilizzare il colpo da Knight? Il Knight sì, forse riesco a colpirlo. Sì, oddio, un po' di più rispetto a prima. Oppure possiamo utilizzare la Silver T, vediamo. Sì, questo fa un po' più male. Adesso però abbiamo terminato il tutto. Dobbiamo utilizzare la Spear. Sì, un po' fa qualcosa, eh. Ma porca miseria. Stiamo utilizzando tutte le E. Però per fortuna le abbiamo accumulate apposta per questa battaglia finale, eh. L'unica, ragazzi, infallibile è la nostra M-Busters. Dai, ancora un paio di colpi e il nostro Dottor Wily verrà sconfitto definitivamente un'altra volta. Oh, finalmente sconfitto il Dottor Wily, ragazzi, guardate. E questa fin sarà finalmente la battaglia finale.
Mega Man è riuscito a sconfiggere e a catturare il dottor Wily. E lui finirà in prigione per tutti i suoi crimini che ha commesso. Dottor Wily. Sì, B. Non si capisce. Lainob, non si capisce. Però comunque è stato consegnato alla giustizia. Ed è stato appunto Capcom Times, carino infatti. Adesso comunque dietro una cella. Per molto tempo il mondo sarà in pace. Staff. Molto bene amici retro, con questo abbiamo terminato anche il gameplay di tutti i Mega Man del NES. Eravamo partiti proprio da Rockman, dal primissimo Mega Man. Poi abbiamo fatto Mega Man 2, la Difficult Mode, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5, che è stato per me quello più complesso, e Mega Man 6, che è stato un gioco mediocre. Forse molti mi diranno adesso, ma Mister X, fai anche Mega Man 7. Ragazzi, con tutti i progetti che ho, Mega Man 7 posso dirvi che rientra. E come se rientra. Però adesso accantonerò un attimo Mega Man, perché abbiamo io e Chiara tanti altri progetti in ballo, quindi per il momento Mega Man, la serie rimane un attimo ferma. Cioè, abbiamo concluso quelli classici del NES, per carità. Questi li abbiamo fatti proprio con piacere, tutto, perché ci siamo anche proprio divertiti a fare tutti i Mega Man, commentarli, a un po' bestemmiare per la realizzazione del gameplay, perché Mega Man sappiamo che è Mega Man ed è abbastanza difficile. Però ci abbiamo messo anima e impegno soltanto per voi. Ma veramente. E spero veramente che il nostro sforzo possa essere gradito da tutti voi, perché ci abbiamo messo tanto tanto impegno. E quindi ragazzi, questi gameplay non sono solo per le persone che hanno bisogno di capire come reperire magari le parti beat, tante altre cose per fare una cosa veloce. No, sono dedicati tutti ai nostri fan, tutti alle persone che ci seguono. E quindi, carissimi amici retro, o chiunque abbia visto questo video, spero veramente che gli sia stato utile. Con questo non ho altro da dire, vi lascio proprio alla fase finale di questo Mega Man, proprio dove tutto lo staff è presente, tutti i nemici che abbiamo sconfitto vengono riportati. E niente, io vi saluto e ci sentiamo al prossimo gameplay commentato. Un saluto, un abbraccio da parte di Mister X e da parte di Chiara. Ciao a tutti e un forte grazie di cuore per aver visto questo video, per aver avuto la pazienza di aver visto un'ora e passa di gameplay. Veramente, con questo io vi saluto e stacco e ci sentiamo. Ciao ciao! Thank you.